Diciamoci la verità, fare le pulizie domestiche non piace a nessuno, soprattutto quando si ha a che fare con tanti peli, perché magari abbiamo a casa degli amici pelosetti come gatti e cani. Io ho un cane e tre gatti, quindi ho tanto da fare per quel che riguarda peli che sono sempre ovunque. E quindi è meglio dotarsi di compagni che riescano a fare per voi il lavoro sporco, come si suol dire. E quindi qui oggi, come vedete qua da questa confezione, vi vado a proporre l'unboxing di un prodotto, un aspirapolvere di quei robottini, però particolarmente indicato proprio per gli animali. Quindi scopriamo insieme il contenuto della confezione, di cosa stiamo parlando, anche perché così mi tolgo l'unboxing e nella recensione completa che verrà tra qualche giorno mi concentrerò sulle prestazioni e caratteristiche tecniche del prodotto. Ragazzi, in tutta onestà, purtroppo non è il prodotto che mi aspettavo, o meglio è lui, ma hanno mandato la versione quella senza l'accessorio dedicato agli animali. Ahimè, comunque lo testeremo in ogni caso per capire se vale la pena o no l'acquisto. Innanzitutto, cosa c'è in confezione? Naturalmente la basetta di ricarica molto contenuta, abbiamo qui anche la presenza di un LED che quindi ci dà da subito l'informazione se c'è tensione oppure meno. Abbiamo qui dei gommini antiscivolo e poi qui all'interno abbiamo la possibilità di raccogliere il cavo di alimentazione senza farlo penzolare per il pavimento. Eccolo qua, cavo di alimentazione, naturalmente attacco italiano, un 40 watt di potenza e quindi nulla da dire sull'alimentatore. Abbiamo questo simpatico adesivo che ci fa da subito intuire la particolarità di questo robottino, ovvero di aver integrato una camera che ci permette quindi, mentre lui è in movimento, di visionare anche cosa sta accadendo all'interno della nostra casa. Abbiamo poi queste ulteriori ricambi che servono come basetta antiscivolo per questo accessorio qua, un accessorio che permette tramite questa linguetta di inserire dell'acqua, non è molto capiente, quindi se volete dare una rinfrescata ai vostri pavimenti potete farlo. Perché i ricambi? Perché tutto avviene in maniera tramite dei velcri, quindi si attacca, quindi nulla pressione, niente di che, quindi molto facile per tutti quanti. Poi abbiamo naturalmente la nostra card di garanzia e il manuale di istruzioni del nostro Trifo Max, tra cui è presente naturalmente la lingua italiana. Infine i pannetti usa e getta, ma che in realtà sono abbastanza solidi, che magari potrete anche sciacquarli proprio per effettuare la pulizia del pavimento. Mettiamo tutto quanto da parte e vediamo invece più da vicino il nostro robottino aspirapolvere. Scusate un po' la brutta inquadratura, anzi vado un attimino a sistemarla. Eccola qua, c'è molto sole quindi c'è anche un po' d'ombra. Comunque vediamo che qui abbiamo un robottino classico con forma circolare, tasto di accensione e tasto per ritorno alla home. Abbiamo poi la possibilità, infatti qua ci viene detto di rimuovere questo sigillino qua, perché abbiamo questa base che serve proprio a non andare a toccare i mobili, quindi non urtare con forza. Per quel che riguarda la parte anteriore, vediamo che abbiamo delle ottime
ruote gommate che permettono di salire ostacoli fino a 2 cm. Abbiamo poi qui questa base qui, quindi la spazzola che può essere rimossa e che, se andava rimossa, se diciamo mi avessero mandato il modello che avevo scelto, c'era la possibilità di inserire direttamente l'altra spazzola, una spazzola dedicata proprio alla pulizia diciamo dei peli, perché queste spazzole qua, quando ci sono tanti peli, tendono un po' a incastrarsi, a aggrovigliarsi, per quanto vengano studiate in maniera certosina, ma non riescono mai a fare egregiamente il proprio lavoro. Abbiamo poi qui diciamo la nostra ruota che permette di direzionare il robottino, e abbiamo questa spazzola laterale che permetterà di raccogliere lo sporco e portarlo all'interno del bocchettone principale. Vedo che ci sono i vari sensori, quindi sensori sicuramente anticaduta. Come vi dicevo, questo oggettino qua va semplicemente ancorato qui tramite una pressione e si attacca col velcro. Vedete che non viene via, dovete fare un'ulteriore pressione per rimuoverlo. Detto ciò, naturalmente c'è la sensoristica sul frontale, quindi varie camere per appunto anticollisione e quant'altro, e abbiamo qui all'interno innanzitutto la particolarità, questa videocamera che permetterà proprio di andare a visionare quanto succede durante le fasi di pulizia. Addirittura abbiamo un ingresso USB, mi documenterò a cosa serve, naturalmente la spia del wifi e il reset, e poi qui abbiamo appunto il nostro serbatoio dello sporco. Abbiamo quindi un capiente serbatoio dello sporco e naturalmente il filtro EPA che può essere lavato direttamente in acqua corrente. Detto ciò, diciamo che per il momento è tutto, diciamo non vi racconto altro perché ripeto, vi racconterò tutto nella recensione completa che verrà, di cui valuterò e mi concentrerò sulle prestazioni. Purtroppo sono rimasto male che non mi hanno mandato l'accessorio che avevo tanto desiderato, che era proprio dedicato alla raccolta dei peli di animali. Vabbè, così non è, ad ogni modo vedremo le sue prestazioni. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao da Manuele.